Prorettore De Ritta Gagliardo, un accordo molto particolare, un accordo molto speciale che siamo andati a firmare oggi tra Unifè e SPAL. Che emozione le ha dato ritrovarsi di fianco ai dirigenti della SPAL e soprattutto vedere che Unifè, oltre agli studenti, sta crescendo anche come collaborazioni? È stata una emozione davvero grande. Come ho detto in conferenza stampa, abbiamo scritto una bella pagina di colore bianco-azzurro che ci riempie di orgoglio, di quello stesso orgoglio di cui la SPAL ha riempito i cuori dei cittadini ferraresi di tutto il territorio. Ora proviamo insieme alla SPAL, insieme al Comune, insieme ad Ergo, a scrivere un percorso insieme che darà luogo a tante sinergie sulla didattica, sulla ricerca, sulla terza missione. Un percorso che intendiamo assolutamente condurre insieme, abbiamo tantissimo entusiasmo e tantissima voglia di percorrere questa strada insieme alla SPAL. Direttore Gazzoli, abbiamo scritto un'altra pagina importante di SPAL, una pagina che lega SPAL in questo caso a un Ateneo, all'Università di Ferrara, quindi un progetto in un certo senso ambizioso come poi è il progetto SPAL. Il progetto è iniziato, sì, ha molti contenuti che verranno sviluppati in questi mesi, ma comunque il bacino dell'Università di Ferrara con 25.000 studenti, 11.000 fuorisede, ci sembrava giusto allacciare un rapporto e sviluppare una serie di iniziative, aprire la spalla ovviamente a questa comunità che realmente è una città nella città. È un accordo che ovviamente comprende anche il Comune, ma che l'ha vista anche in un certo senso protagonista, diciamo, nell'embrione di questa creazione. Sì, diciamo che con il direttore generale ci siamo sentiti e parlando, insomma, è saltata fuori la necessità, l'opportunità di coinvolgere maggiormente l'università allo stadio e nella SPAL. Diciamo, l'università ha risposto prontamente, diciamo, ho fatto da facilitatore per questi iniziali rapporti, poi le cose sono andate in discesa, il risultato è sotto gli occhi di tutti, 2000 presenze aggiuntive di ragazzi e ragazze ferraresi e non ferraresi che quindi hanno modo di approcciarsi al nostro stadio, di approcciarsi alla nostra squadra con la speranza che poi possano fidelizzarsi, diciamo, alla spalla. Ecco. Poi ci saranno ovviamente delle partecipazioni nostre, magari a lezioni ovviamente riguardanti argomenti particolari e magari altri eventi che potremo fare in primavera anche con altre iniziative legate all'università. Una forza e un entusiasmo che finanzia anche dei progetti universitari. E questa è una delle altre cose utili, oltre che belle. Attraverso, ad esempio, il biglietto 5 euro, un euro del prezzo del biglietto è andato a finanziare le nostre campagne, i nostri progetti di ricerca, dei progetti importanti per riuscire a migliorare la vita della società civile, progetti che vanno dagli aspetti più medici, agli aspetti architettonici, agli aspetti di tipo energetico, quindi progetti importanti che hanno delle ricadute davvero significative sui territori e la SPAL ci sta aiutando a finanziare delle iniziative di ricerca di eccellenza.